L'audio sei a posto? Ok, allora parliamo di videogiochi. Qual è il vostro rapporto con i videogames? Il mio è bellissimo, a me piace molto giocare con Puzzle Bubble, non so, mi diverte comunque abbinare i colori, fa scoppiare tutte quelle palline, non so se l'avete presente, comunque è molto carino e nei videogiochi quando ero piccola stavo in una compagnia, dove insomma c'erano tutti i videogiochi e si passava tutto il giorno lì a giocare, quindi. Io no, io non gioco mai con i giochetti. Cioè non, poi tra l'altro l'unico videogame che mi è sempre piaciuto, l'unico, perché però non è che sai, ci ho giocato a volte, sai, sulla PlayStation, ma non con le macchine, Formula 1. Cioè sono Pure la Game spericolata, Boy. mi piace un sacco. Pure con la Game Boy, Ah beh, quando ero piccola. con il Game Boy quando ero piccola, beh sì, PlayStation lì sì, però adesso. ormai sono passati anni, Modo sono vecchia, Nintendo, però sono il passati parecchi vecchio anni, Nintendo. quindi è un po' che non ci gioco più e Nostalgia. neanche con la PlayStation. Non ho mai avuto comunque addicted. Non sono mai stata, come si dice, non ho mai preso il Propensa. vizio. Mai vizio, ecco. E infatti io, al contrario di Roberta, sembro una malata di videogames davanti ai giochi da Shanghai, c'è cioè quello degli scudi, quello delle palline, come ha detto, Super Mario Bros, la PlayStation, tutto. Cioè mi piaceva molto giocare, per questo non ho comprato la PlayStation, perché sapevo che se l'avessi comprata Saresti entrata in un tunnel. sì, non avrei fatto più nulla. Cioè, per me io credo che sia pericoloso, perché a me piace molto giocare col computer, quindi ho detto meglio evitare, altrimenti. L'occhio a forma di computer facevo. Io invece non gioco più da un bel po', però da piccola mi piaceva parecchio giocare con il vecchio Sega Master System. Proprio! Mamma mia! E da piccola mi divertivo veramente tanto e passavo intere giornate a giocare a Wonder Boy, che era il mio gioco preferito. Infatti è diventata una Wonder Sonic! Girl. Sonic era il giochetto, me lo ricordo io, del Sega, come si chiamava? Que Sì. quel coso lì. Sì. Io Sonic mi ricordo, gli altri non mi ricordo. C'era, Non ma c'era un quello che gioco? c'era già di... cioè in dotazione, in pratica, Ehi! che era già dentro, non so, Sonic! che è il tipo che va giù per le No, quello montagnine e con poi il va cuore, che è un nell'acqua. tipo, sì. Quello di come si chiama Se Sì, Season 2. sì, sì. Vabbè, Quello lì. poi Tetris mi... Tetris, Io ho sì. studiato. Basta. No, io mi ricordo il Commodore 64. Però c'è stato un periodo, Computer proprio, diverso, sai, un altro i mondo. primi mesi che mio padre mi aveva comprato il computer, stavo lì a giocare col clown che sparava ai palloncini. Dopodiché, cioè io col computer, proprio anche con i videogiochi, tutto ciò che è tecnologia, queste cose qua, non c'ho un buon rapporto, quindi preferivo andare a giocare. Col pallone, con i Senti, ti miei sembra amici, con i miei meglio. amici oppure con i soldatini, insomma. Ok, quindi ricolleghiamoci alla tecnologia e parliamo di internet. Cosa vi piace cercare su internet? Cosa vi piacerebbe trovare? Cose del genere? Se ci navigate, se non avete mai navigato, cose del genere. No, io ci navigo, mi piace molto comunque, diciamo che è come un libro dove però trovi veramente di tutto, internet, dove puoi cercare ogni cosa, ti serve, non so, sapere, anche per andare per esempio in vacanza, comunque c'è veramente, è un'informazione, Sì, sono informazioni, poi comunque vabbè, siti di musica, di è una artisti. biblioteca generale che Non comunque puoi dire, clicchi in un bravo. vai in un sito, anche ti dico, anche se io comunque preferisco andare in biblioteca, prendermi i libri e farmi la ricerca, insomma, proprio all'età della pietra, però è proprio, basta cliccare che navighi, cioè è una cosa tridimensionale, Spaventa, sì. spaventa, È spaventa. comunque. Incute un po' di timore questo mondo, perché se tu poi cerchi con la mente, con la ragione di capire tutto il meccanismo di internet, io sinceramente sarò stupida, non riesco, perché comunque è talmente tanto complesso, non riesci a capire, tu con un solo clic, cioè clicchi il mouse tranquillamente, in un secondo hai, cioè, non lo so, poi Anche se comunque ti è la colleghi a mente qualsiasi umana. cosa, ti colleghi con qualsiasi cosa, con chiunque, poi, cioè,
cioè poi veramente passi dal viaggio, dalla vacanza alla macchina fotografica, c'è proprio alla macchina fotografica, cosa? No, insomma, nel senso infatti, poi perché trovi di tutto proprio. Poi noi comunque abbiamo anche i nostri siti, i nostri club, quindi io devo essere sincera, ho conosciuto internet solamente dal momento in cui mi sono interessata appunto dei club che mi avevano preparato, insomma, i miei fan. E quindi adesso entro su internet e vado a vedere, insomma, tutto questo. E qual è l'indirizzo internet? Eh beh, ce ne sono parecchi di siti. Ci sta l'unofficial website della UEA, che è la nostra casa discografica. Poi ci stanno vari altri siti che, insomma, non ufficiali che però hanno regalato a noi, insomma, i fan hanno, cioè, sono dei siti comunque che hanno preparato i nostri fan. Ci sta quello con mio, quello amore. Suo, quello suo. E quindi, insomma, ne vale la pena di andarci. I momenti passati in televisione, tutte le fotografie che comunque ci scattano quando vengono in giro nei concerti, e quindi, insomma, c'è di tutto. Ci sono foto che io non ho assolutamente, che comunque è meglio non vedere. È che è meglio non vedere in certe situazioni assurde proprio. Senti, allora adesso parliamo di fumetti e di cartoni animati. Sicuramente l'avrete visti in passato, oppure li continuate a vedere ancora adesso? Sì. Cartoni animati e fumetti, giusto? Sì. Cartoni animati, vabbè, mi piacciono molto, io poi mi ci ritrovo, mi sento un po' cartone animato, col ciupa alla Mirko. No, vabbè. Lo amavo da piccola. Sì, no, Kiss Me Licia comunque, cioè, per me ormai è un cavallo di battaglia, quando ero piccolina cantavo la sua canzone, cioè, bellissimo. Poi, vabbè, i cartoni animati, sinceramente, io ancora oggi, quando magari preferisco guardare magari un cartone animato che ha una cosa, non so, un programma troppo serio, così. E quindi mi metto e mi guardo cartoni animati. Poi mi piaceva tantissimo Mille Shiro. Io tutti i giorni vedo i cartoni animati. Ho una sorella di 8 anni. E quindi insieme a lei vedo tutti i cartoni animati. Cartoni animati vecchi, le serie vecchie, le serie nuove, le doppie puntate, tutto. Cioè, non mi perdo nessuno. Appunto, fumetti un po' di meno perché leggevo. Purtroppo leggevo poco quando ero piccola, se non un topolino, così, però mi piacevano tantissimo. Mi ricordo che c'era Diabolik, tutti leggevano Diabolik, però a me non è mai interessato i cartoni animati, invece mi sono sempre piaciuti di il più. Il cartone animato più bello, secondo me, più bello che veramente ci sia mai stato, è Giorgi. Io ero proprio nel cuore, no, io piangevo, mai nessuno. Vabbè, ma anche Millie, tutte queste cose qua. Io Millie, la storia di Giorgi, cioè tutto come è stato fatto quel cartone, che poi è molto più vecchio di Millie un giorno dopo l'altro, cioè quello è vecchissimo, Giorgi. Cioè, io lo trovo spettacolare. Io, oddio, se solo ci pensi, io veramente non vedo l'ora che ricomincia, magari non ricominceranno mai, però se le potessero trasmettere di nuovo, tanti, sarebbe straordinario. Oscar, bellissimo. I nuovi, diciamo, noi cartoni, infatti, cioè, rispetto ai vecchi, sono molto diversi. I cartoni di una volta erano cartoni molto, molto, sì, molto, cioè, guardavamo noi. Pokémon, qua, io non li ho. Cartoni che guardavamo noi, comunque sono delle storie. No, ma perché i cartoni che guardavamo noi sono delle storie interpretate da personaggi reali, no? Umani. Invece adesso, tutti questi Pokémon, Digimon, che hanno tutti questi aspetti strani. Comunque, mezzo animale, mezzo gli snorchi non mi dispiacevano. No, ma comunque è proprio questione di grafica. Cioè, ormai adesso vengono fatti i cartoni animati digitali col computer. Invece, dietro a un cartone animato antico c'era proprio l'esecuzione del cartone, c'era proprio l'amore, cioè appunto disegno per disegno, cioè vedere e confrontare il sorriso. Cioè ogni fotogramma, cioè era proprio uno studio particolare, anche se comunque adesso con il computer, cioè, si hanno dei risultati proprio quasi umani, cioè una cosa assurda. Ecco, io guarda, ti volevo dire, ho visto Shrek ieri sera. Allora, una storia stupenda, poi vabbè, insomma, classica favola, fiaba, però non lo so, insomma, sinceramente preferisco il vecchio cartone animato, insomma, il cartone animato, e non questa cosa tutta al computer, perché comunque non rende, cioè le proporzioni, secondo me, non sono così reali come, cioè, sono più carine su un cartone animato, sono più reali, perché i movimenti sono così.
ma è comunque io ho notato una fita, però vedi se no. Più, sì. Più hai Shrek. Ragione però bellissimo cos'è, Shrek cos'è, però è più reale comunque l'immagine, no è più reale l'immagine, però prima cioè i cartoni vecchi sono più reali le storie, cioè quindi hanno non hanno valutato la storia, sì, però non valutano la storia. Biancaneve e sette nani che è antico quanto, cioè è comunque sempre una favola e che non esiste una cosa del genere, cioè non è reale come per dirti un Giorgi, però anche Biancaneve non è fatto come Shrek che si muovono tutti così strani, che ma poi comunque la storia è la differenza, sai qual è la differenza? Che se un bambino adesso gli mette a vedere Lady Oscar, il bambino si scoccia, perché il bambino già quando vede Holly e Benji si scoccia, perché il bambino vuole vedere il mostro computerizzato al robot, sì, sì. Perché il bambino perché di 8 anni già sta in internet, perché ormai noi l'abbiamo cioè, sempre, ormai va andando avanti, io i bambini che sì, fanno perché quelle mosse lo vedo, cioè, vedo con mia sorella, che è una cosa allucinante, cioè, ok no perché sono cose che ci insomma ci divertono, vero, parlare io, Giorgi. Cioè no è vero, se mia sorella mi mette a vedere Lady Oscar quella sa io invece non mi appena vedo un robot qualcosa di strano subito suscita interesse. Niente, allora vi volevo chiedere soltanto di chiudere l'intervista. Beh, salutando Shrek, no scusami se ti interrompo, non vorrei che adesso oddio ho fatta polemica, no, ok non ti preoccupare.